Al trono e quindi sono veramente contento di loro. Poi mi sono molto simpatici, li ho conosciuti alla festa di Visto e posso dire che è un po' un debole per loro. Io devo dire che magari loro non sono vostri rivali, ma le coppie dove ci sono dentro, come quella l'anno scorso Mario Ramona, no? di sì, Mario e Ramona, cioè le coppie dove ci sono i ragazzi del sud mi sono molto simpatiche. Siete molto Grazie. genuini, molto espansivi e Grazie. piacete molto. Do un bacio a Teresanna Grazie. e una pacca a lui. Ti stavo aspettando il Alla bacio. fine io faccio il Un contrario, bacio. Ci vediamo Ciao. dopo. Ciao, grazie. Allora, Antonio e Teresanna, sono arrivate un po' di risposte alla Alle vostra domande. domanda, quindi c'è Jessica che dice: io penso che l'amore vero è uno solo, quello dove non servono le parole per descriverlo, ma basta guardarsi negli occhi. Assunta: quando è amore lo si riconosce subito, nella vita si può provare un'attrazione fisica per una qualunque persona, ma l'amore è uno. Erika: l'amore è uno solo, con il mio compagno ci siamo conosciuti a 16 anni, siamo stati insieme 2 anni e ci siamo ritrovati dopo 11. Adesso sono 4 anni che ci amiamo pazzamente. Insomma, ce n'è tante, di amori se ne possono vivere tanti, ma quello vero è uno solo, dice Camilla. È un controsenso, però. Se di amore ne vivi tanti, poi quello vero è uno solo, come Perché funziona? magari non sono l'amore, ma Ah, sono ok. degli amori, È un ti delle voglio, è passioni, un ti voglio diciamo. bene all'ennesima potenza. Sì, è una Vedi com'è passione preciso? Vedi com'è preciso? temporanea. Lui è uno Un tipo preciso. preciso. Marti Beh, dice: all'amore non si io voglio comanda. condividere con le fan la mia risposta, perché volevo sapere un po' come la pensano, però io personalmente, dopo aver conosciuto lei, credo che di amore ce ne sia uno solo. Cioè, io credevo di essere innamorato in passato, quando ho avuto due storie che mi sono dedicato anima e corpo, credevo fosse amore. Dopo aver conosciuto lei mi sono reso conto che tante cose che avevo in quelle storie non erano paragonabili a quello che uno poi si domanda, si può chiedere, allora dopo Teresanna ci può essere una cosa ancora più grande. Io penso di no, perché la sensazione di poter avere un'altra Teresanna a me fa paura, nel senso che io ho questo senso di perdizione se penso a non Teresanna, capito? Quindi il fatto di magari non stare con lei oppure pensarmi con un'altra per dirti mi fa paura perché non ho lei a fianco a me. Ovviamente sono domande che uno si fa Cosa che non perché ti ha, perché immagino che anche altre volte nel tuo passato hai sì, ho creduto di essere creduto, innamorato e almeno al momento non però provavi per questa esempio la cosa. distanza in una storia passata mi ha portato a lasciarmi con una persona e in un'altra invece la voglia di divertirmi mi ha portato a lasciarla. Adesso invece la distanza mi porta a volerla più vicino e divertirmi a condividerlo con lei. A volerlo condividere Cioè con lei. non ho assolutamente l'esigenza di stare solo. Cioè tipo un anno scorso, per dirne una, andare in vacanza, stavo con una ragazza d'estate e io pensavo ad andare in vacanza con i miei amici, poi tornavo da lei. Invece adesso organizzare una vacanza è soltanto per dire dove vogliamo andare in vacanza, non è per dire poi amici venite anche voi. Perché Se volete, ma se non lei volete, va bene la cosa bella è che lei è un'amica, capito? Noi ci sentiamo amici ancora prima di essere amanti. Poi che c'è l'amore ovviamente penso Sì, ci sia. divertiamo un sacco, sì. Sì. Bene. Arianna vuole sapere: quando venite a lettere a casa del nonno di Già siamo Antonio? andati a lettere a casa del nonno. E sono già venuti, forse perché lei abita a lettere e Però mi vuole vedere. organizzeremo nelle prossime settimane, se non in questa, quella dopo, una festa in piscina dal nonno con degli amici. Cercheremo di far sapere quando siamo lì, così magari chi è a lettere ci viene a trovare, sta un Ok, allora po' nelle prossime 2 settimane più o nel rispetto meno. della privacy, ovviamente, che comunque è casa di mio nonno, quindi diremo che siamo a lettere in piazza e non a casa di mio nonno, Perché non è chiaramente. carino dare l'indirizzo del Certo. nonno, che poi. No, c'è la nonna ancora? Ecco, Sì. quindi la nonna vi La, mena no. se. La nonna è un po' tra i suoi pensieri perché non sta tanto bene, però No, c'è. però, se no, sai.
magari delle fave, si accontentavano. Andiamo, quando andiamo da tuo nonno, ci organizziamo e raggiungiamo i ragazzi. Raduno, mentre se vogliono farlo. Ecco, e fate. In un posto, in un bar. Che potrebbe esserci anche delle foto di quando sono stato. Lei non poteva venire, però no, io sono stato alla festa di mia cugina lì a casa di mio nonno, ci dovrebbe esserci delle foto. Vediamo, vediamo, qualche altra, chi è più geloso l'abbiamo visto, vediamo un po'. Allora, Teresanna, qual è stato il momento, se c'è stato proprio un momento in particolare, sia in esterna o in studio, nel quale hai capito che avresti scelto lui? Ma lo chiede Nuvola. Non ce n'è uno in particolare, ce ne sono tanti, sono tante le cose che mi hanno fatto cambiare idea. E quello, cioè non è uno in particolare, il fatto che lui mi abbia voluto a tutti i costi, il fatto che mi è mancato quando se n'è andato, il fatto che c'era complicità, il fatto che avevo voglia sempre di rivederlo, non mi stancavo mai di stare con lui, cioè sono tante le cose. E questo è avvenuto sicuramente quando io ho iniziato un po' più a lasciarli andare. È un po', quindi è arrivato gradatamente, sì. Diciamo. Sì. Invece vediamo un po', Francesca, vabbè, poi c'è Ale che più o meno ha chiesto la stessa cosa. Allora, Francesca invece vuole sapere cosa pensi di tutte le ragazze che ti invidiano per avere Antonio tutto per te. Ma in realtà non ci penso molto a questa cosa, nel senso che so che esistono tante ragazze che desiderano Antonio. Ma forse non me, uno come me magari. Ma in questo caso penso te, poi... Avete presente quell'altare nella cappella di San, nella chiesa di San Gennaro, sempre tanto illuminato dalle candele? Le Teresanna che ha fatto un volo tutte le mattine, accendono 50 candele. Infatti io sono stata anche se San Gennaro prima di venire sul trono, quindi forse in qualche modo se... San Gennaro ha messo l'occhio giù, ha detto quello là, vediamo. Se dovessimo raccontare tutte le cose che ci hanno portato, perlomeno mi hanno portato a uomini e donne, non ci credo. Ecco dai, raccontaci. Io posso andare a fumare, sì. Tu perché pensi che sia proprio lunga? Sì, no, sì. Per fumare, lei è le sigarette. Allora facciamo così, anche perché è già l'uno e un quarto, quindi facciamo altri. Due domande, tre domande e andiamo via. Cinque domande, dai, cinque. Cinque domande, ok? Allora, vediamo un po', ne prendo una. Vabbè, faccio un po' di nomi e di saluti, perché almeno se non leggo la domanda faccio un po' di nomi. Quindi Francesca, Angela, Dariana, Cati, Katia, fanno un po' di saluti. Angela che vorrebbe un passo di danza da parte di Antonio, non ha cantato, non penso che ballerà neanche. Ecco, questa è carina. Simona vuole sapere se rifareste tutto quello che avete fatto durante il vostro percorso televisivo oppure a oggi cambiereste qualcosa. Allora, io devo dire una cosa: la paura che cambiando qualcosa non porti a questo ti fa dire c'è non un vorrei film, cambiare. No, lo strano caso di Benjamin Button, che è un grandissimo film, e là ti fa vedere di come ogni particolare ti arriva ad una conseguenza grande che poi ti cambia la vita. E qui io penso che se avessimo cambiato un solo tassello di quei momenti a uomini e donne, sicuramente non saremmo qui oggi. Tu, Antonio, non c'è niente, magari le sue storie. Vabbè, il bacio di Francesco. Esatto. No, ti dirò, anzi, mi ha fatto capire ancora di più che forse non tutta sta passione qui c'era. Comunque no, direi che forse avrei provato a baciarla. Ecco, di più. Vedi? Vabbè, invece vediamo un po', vi saluta Gaia. Ah sì, un'altra cosa che forse eliminerei era l'amicizia con l'altro Francesco ancora. Quella forse la eliminerei dal programma, dal percorso. Non perché nomi. Ti ha deluso lui? No, ma non facciamo nomi, non facciamo nomi di amicizie brutta nate. Gente. Ah, l'amicizia è nata. Non facciamo nomi, non brutta gente. Avrei, è gente che sono quei personaggi che hanno bisogno di
pur di farsi vedere, capito? Stanno cercando, si affannano ancora a farsi vedere, si affannano ancora a parlare.